primo tempo tra Mielpops e Lauria, inchiodati sull'1-1 in vantaggio prima i ragazzi in maglia oro con Vitale, poi il pareggio di Cristian De Riso intorno al quarto d'ora del primo tempo. Palla tra le in zona d'attacco per Mielpops, attenzione a Chianese, salta un uomo, se la porta sul sinistro. Prova un altro dribbling, poi Stefanelli il break, attenzione, l'1-2 con De Riso, Ciccio Chianese però ritorna sui suoi passi, recupera palla, ci spiega un po' col pallone, tenta di superare un uomo ma comunque conquista un prezioso fallo laterale. Palla al centro, Stefanelli su tutti, palla indietro per angle chiuso il portiere per una giornata. Però l'azione del Pops è un nulla di fatto, si ripartirà con il rinvio lungo di porterone Sommella. Ottimo l'aggancio di Sirignano, si gira, prova a saltare un uomo, non ci riesce, lotta ancora Stefanelli, arriva col sinistro, ancora De Riso, azione viva, salta un uomo, se la porta sul destro, il tiro e il portiere è sul primo palo. Una buona prova fino ad ora, ma attenzione, l'azione si trasforma da difensiva in offensiva, ma Marco De Vincenzo non riesce ad acciuffare il pallone. Attenzione ancora, Mielpops in vantaggio, De Rosa davanti al portiere. Uscita bassa di Sommella. Badolato si appoggia su De Riso, cerca ancora l'1-2, lo trova ancora De Riso, il gran destro, c'è un'altra volta, chiusolo. Ottima prova per lui. Badolato, il suo destro rimpallato, ancora Sirignano. Fase concitata, però Sirignano recupera, invece di recuperare il pallone commette un fallo. Stanno facendo troppo agli arbitri. Si riparte con De Rosa sulla fascia sinistra. Tunnel ai danni di Badolato, però non ci arriva. Più sul pallone, ma guadagna lo stesso un prezioso calcio d'angolo. Orbita al centro, non arriva Vitale, allora De Riso prova a far ripartire i suoi. Cerca con la punta Stefanelli. Buono il dribbling, il tiro però viene rimpallato da Vitale. Angoni sparacchia in avanti, non trova nessuno. Quindi si riparterà con Chiusolo. Rinvio con i piedi alto. Stefanelli. Palla per Sirignano, salta un uomo vincendo un rimpallo. Guadagna solo un fallo laterale. Badolato al centro, colpisce prima Vitale con una carambola, porta ancora De Riso a guadagnare un altro rimpallo. De Riso al centro, non trova nessuno. Badolato d'esterno, pallone altissimo sopra la traversa e chiudiamo qui la ritorno in campo con la doppietta per Corrado Vitale. Corrado, insomma, questa partita avete vinta 4-2, forse soffrendo un po' tra primo e secondo tempo, parlaci un po' delle tue impressioni. Sì, lo schema non era fluido, alla fine non ci passavamo la palla e non riuscivamo a giocare. Siamo riusciti a trovare il gol comunque grazie all'individualità della squadra, persone veramente forti. Tra le due reti, qual è quella che ti è piaciuta di più delle tue? Forse la seconda, perché diciamo è stata più decisiva. Speriamo che vada il più avanti possibile questa squadra. Perfetto, grazie ancora. Ciao.